del fatto che proprio oggi abbiamo presentato alla città tre iniziative di cittadinanza attiva. Da giovedì cominceremo ad essere nei quartieri, partiamo dal Borgo Montegrosso con la giunta in quartiere, quindi gli assessori, il sindaco, il segretario generale, proprio come organo, saranno presenti nei diversi quartieri per confrontarsi con i cittadini su quello che in questi tre anni è stato fatto per il quartiere in cui si andrà e su quelle che saranno le proposte da portare avanti, ovviamente ricevendo anche le indicazioni, le doglianze dei cittadini stessi. Poi parte l'altro contenitore, che è quello del laboratorio urbano, in cui anche come consulte sarete più volte sicuramente sollecitati, perché abbiamo intenzione di utilizzare lo spazio dell'ex mattatoio di via Canosa come sede, ma nulla ci vieta di farlo anche in altri luoghi, per parlare a viso aperto con la città e anche con gli esperti su quelle che sono le progettualità di riqualificazione e rigenerazione urbana, urbanistica, sociale, ambientale che si stanno portando avanti, anche per poterci affrancare da un periodo lungo, quello del Covid, in cui la partecipazione anche fisica di tanti cittadini alle diverse iniziative è stata praticamente interdetta. E poi un'iniziativa di cittadinanza attiva per i più piccoli, per i ragazzi delle nostre scuole di ogni ordine e grado, partiremo con il progetto delle scuole al Borgo. Noi abbiamo il Borgo Montegrosso, che è un posto bellissimo, Borgo della Salute, l'accesso tra l'altro alla porta al Parco Nazionale dell'Alta Murgia, che però è sconosciuto a tantissimi di noi andalesi. Allora vogliamo provare a fare questo percorso di conoscenza e di sensibilizzazione proprio partendo da loro, dando la possibilità di vivere una giornata scolastica all'aperto, quindi al Borgo, per catturarne i segreti e possibilmente divulgarli in città. Questo per quanto riguarda le nostre iniziative. A voi il compito di essere davvero propulsori e promotori di tante altre cose da mettere in campo insieme. Un ringraziamento all'assessore, alle generali, al personale, Pasquale Colasonno, al dirigente, al funzionario del settore che stanno curando questo tipo di processo, e vedo anche il saluto del nostro assessore alla bellezza Daniela Di Bari, che accompagnerà tanti di questi percorsi e processi di collaborazione. Grazie a tutti, grazie. Penso che sì, questa è stata abbastanza chiara, che ci aspettiamo la vostra partecipazione e continuiamo con le associazioni di esistenza. Siamo qui in sala consigliare, momento molto importante, un momento molto significativo quello di oggi, perché finalmente, dopo tante battaglie, lo sapete e le conoscete, siamo all'elezione delle consulte. L'altra volta, su mia richiesta e di concerto con l'amministrazione comunale, abbiamo voluto rinviare, avendo avuto oggi ragione, questo mi soddisfa moltissimo, allargando la platea a quelle associazioni che per un motivo o per altro non erano riuscite a rinnovare la propria adesione, a formalizzare il rinnovo delle consulte. Oggi abbiamo visto questa bella sala consigliare con una partecipazione attiva del mondo associazionistico. Poco fa il saluto della sindaca Giovanna Bruno. Insomma, questo è un momento di grande soddisfazione, soprattutto per me, ci tengo a sottolinearlo, perché ci abbiamo creduto. Avremmo potuto andare avanti con le elezioni già la volta scorsa, ma mi è sembrato opportuno che questo momento, che dopo tre anni addirittura giunge a compimento, fosse il più partecipato possibile. Oggi ancora una volta quell'intuizione ha dato il risultato che mi aspettavo, che ci aspettavamo. Da parte mia non sarò ricandidato, quindi non sarò rieletto, perché il Comune nel 2022 ha il Consiglio Comunale, accettiamo quello che ha deciso la massima assise, anche se contestabile perché una norma evidentemente illegittima, ha modificato il regolamento vietando l'elezione non solo in più consulte. Io ero eletto, primo caso nella storia, in ben tre delle quattro consulte, quindi ha imposto questo veto, ma ne ha imposto anche un altro, quello
della incandidabilità dopo due mandati, e io i due mandati li ho compiuti. Anche questo un provvedimento illegittimo, perché la vena non polemica ma di correttezza devo riaffermarla sempre, illegittimo per un semplice motivo, perché chi si candida deve avere semplicemente il requisito di eleggibilità del consigliere comunale, e a nessun consigliere comunale viene impedito di ricandidarsi per n volte, in quanto il limite del mandato spetta solo al sindaco. Quindi quella modifica regolamentare, evidentemente mirata nei confronti del sottoscritto, è palesemente illegittima. Mi dispiace per tutto il consiglio comunale che si è fatto in qualche modo, non lo so, coinvolgere in questa cosa, però chiudo qui la polemica, perché voglio restare invece sulla bella esperienza di oggi. Questo rinnovo, siamo alla prima consulta, attenzione, più tardi ci saranno le elezioni della quarta consulta, questa è quella della famiglia e della scuola, la quarta è quella ambientale, mentre poi si proseguirà domani con le elezioni della seconda consulta, quella dello sport, e della terza, quella delle attività produttive, ordini professionali e dei consumatori. Bene, da Palazzo di Città è tutto. Ancora una volta credo e crediamo di aver svolto il nostro ruolo civico e sociale con la solita correttezza e soprattutto con la chiarezza, con la semplicità che ci caratterizza, però con la fermezza di riaffermare quei principi che non possono essere violati. Quindi spero anche che il Consiglio Comunale si ravveda rispetto a alcuni elementi che sono stati introdotti illegittimamente in quel regolamento e che a questo punto dimostrano di essere superati dai fatti, perché poi si può introdurre qualunque elemento che limiti la libertà degli altri, ma poi, quando non tutti sono sulla stessa barca e sullo stesso stato di allineamento, beh, poi diventa difficile far credere che quei principi di legittimità possano davvero passare. Però il contesto è questo, ne prendiamo atto, ma non ci arrendiamo assolutamente. Facciamo spazio, diamo spazio, giusto che sia, ritorno all'interno perché siamo in fase di elezione, vi saluto, fase di votazione, vi saluto, a presto dal Comune di Andria, da Palazzo di Città, Savino Montaruri.